noi italiani abbiamo sempre cercato il bello. Noi siamo specialisti, da niente riusciamo a fare le cose belle, anche nel ricevere. L'arte di ricevere italiana è un'arte, è veramente un'arte. Hanno scelto i posti migliori nelle migliori città italiane. Li hanno arredati con cura e stile, con una specificità di scelte che dalla vista delle camere arriva al minimo dettaglio, creando un legame forte con le donne e gli uomini che passano nelle loro stanze. Ci stiamo posizionando come il primo brand alberghiero di lusso italiano. Per noi questo è una delle caratteristiche più importanti, cercare di differenziarci rispetto ad altri alberghi. Il gusto tutto italiano per gli interni, con il design di nuovi e vecchi maestri e prima la scelta dei palazzi, la loro storia, concentrando valori architettonici del passato con scelte innovative che guardano al futuro. L'hotel è un crocevia di culture diverse e di persone in movimento. A volte un non luogo ritagliato dalla città, in cui si alloggia e di cui presto ci si dimentica. Non è questo lo stile della Baglioni Hotels, perché la sua non è solo la storia di una catena di hotel di lusso, ma soprattutto la storia della famiglia di Roberto Polito, presidente e fondatore di un modo di fare hotellerie che comunica, attraverso la sua forte identità, i valori di una nazione e di una tradizione. Mia madre mi ha insegnato il ricevere, mia madre è napoletana. Avevamo tutti i giorni 15 persone a tavola. Per me un cliente è un ospite. Quando il cliente arriva deve sentirsi dire ha fatto un buon viaggio, ben arrivato, posso offrire un bicchiere di champagne, posso offrire un caffè. Guai a arrivare in un albergo e dire passaporto e carta di credito. Dobbiamo rimanere una famiglia, dobbiamo rimanere una boutique hotel, un gruppo di boutique hotel. Ho cercato, e credo in parte di esserci riuscito, a inserire in ogni nostro albergo una piccola parte di design e di artigianato. E quello che noi vorremmo dare ai nostri clienti è proprio anche un pochettino di arte, perché mi piace molto l'idea che nei corridoi, nella hall, al bar, ci siano dei pezzi di antiquariato dove il cliente si ferma a guardare. Ci sono dei clienti che visitano proprio l'albergo come se fosse un piccolo, modestissimo museo, perché ci sono in ogni albergo dei pezzi molto belli. Roberto Polito, per le sue sedi, ha selezionato alcuni degli edifici storici italiani che più lo hanno affascinato e lo ha fatto per restituire loro l'antico splendore. Li ha arricchiti con oggetti e scelte moderne, senza mai stravolgerli. La sede di Venezia, ad esempio. L'antica locanda della Luna, di cui si ha notizia fin dal 1100 come alloggio dei Cavalieri Templari, è un omaggio allo stile veneziano del Settecento. Le scene cortesi dei dipinti fanno da sfondo ai vetri di Murano, che adornano soffitti e console. Importanti pezzi di antiquariato, paesaggi francesi e poi il Salone Marco Polo, affrescato dagli apprendisti della scuola di Tiepolo. A Roma, nel cuore di Via Veneto, sorge l'Hotel Regina.
in onore della regina Margherita di Savoia, che qui soggiornò nei primi anni del Novecento. La cornice Liberty racchiude stucchi, colonne, marmi e statue dal sapore barocco, con un costante richiamo al mondo del cinema. E fuori, la dolce vita. A Firenze, il relè Santa Croce completa la presenza nelle maggiori città d'arte. Tra gli affreschi e la pietra serena si respira l'aria della dimora privata. I grandi scaloni, le volte, gli stucchi furono infatti voluti dal marchese Baldinucci, tesoriere del Papa ed amante delle arti. Il Salone della Musica è testimone del tempo in cui il palazzo fu centro dell'aristocrazia fiorentina. Il grande e pesante lampadario, che anticamente sovrastava la sala, richiedeva una struttura particolare a suo sostegno, un sistema di capriate progettato da Giorgio Vasari, oggi visitabile attraverso un passaggio segreto. Tanta storia e tanta arte da far sembrare la Baglioni Hotels un'istituzione centenaria. Ma la realtà è molto più vicina a noi e parla del sogno di un giovane albergatore nell'Italia del dopoguerra. Una storia da sogno americano, da apprendista a ideatore, che, scalando la piramide della gestione, non ha dimenticato quello che ha visto. Io sono 56 anni che faccio l'albergatore e l'imprenditore. Oggi diciamo che sono tempi tristi. Negli anni 50 erano ancora più tristi di oggi. L'Italia doveva essere rifatta. Avevo 16 anni e sono partito per la Germania nei tempi che gli italiani non erano molto ben visti in Germania. Ho iniziato da semplice giovane leva. Ho lavorato molto. 18 ore al giorno, ho sofferto molto, ma lo rifarei ancora oggi. Poi ho lavorato per un gruppo svizzero che mi ha dato la possibilità di costruire per loro a 25 anni una grossa proprietà in Toscana. Ho diretto questo per tanti anni, per circa 15-20 anni, e contemporaneamente sono diventato imprenditore. Il mio primo albergo, che è appunto Cala del Porto, l'ho costruito io a Puntala, e non c'era il porto, non c'era niente, ho costruito un bellissimo albergo che ancora esiste. Abito lì e lo amo, è un pochettino il punto di riferimento, è nato mio figlio e devo dire che ho scelto bene, perché ancora oggi ho i miei clienti che vengono da 40 anni e questo per me è un grande risultato. Da quel momento, facendo sempre un programma del mio futuro, ho creduto di poter servire veramente meglio il turismo italiano. Insieme ad alcuni amici ho acquisito l'Hotel Baglioni di Firenze, poi dopo Bologna. Mi sono separato da questo gruppo di amici e ho creato la mia catena personale. E poi Milano, Londra, Venezia, ecco, sono stati anni che bisogna sviluppare velocemente, perché poi dopo sei o troppo piccolo o, come si dice, troppo grande. Un legame forte tra passato e presente, di relazioni e di appartenenze, lega Roberto al figlio Guido, l'attuale amministratore delegato, che all'energia gestionale paterna e alle scelte perfette ha aggiunto una formazione moderna di stampo economico ed imprenditoriale. I primi ricordi sono ricordi di albergo. Tutta la mia infanzia l'ho passata tra alberghi, giocando con il personale dell'albergo, giocando all'interno dell'albergo, quindi ovviamente fa un po' parte del mio DNA. La decisione che ho preso dopo la laurea fu
quella di provare a lavorare comunque fuori da Baglioni Hotels. Ho lavorato in una banca a Londra per qualche anno e in quel periodo abbiamo avuto l'opportunità di aprire il Baglioni Londra. Nel 2003 la famiglia Polito decide di andare oltre i confini italiani, di esportare l'esperienza e di provare a competere in un paese diverso. Il Baglioni Hotel di Londra è un piccolo gioiello situato di fronte a Kensington Palace, nel cuore di Hyde Park. Incorniciato da un'architettura tipicamente vittoriana, lo spirito italiano ricorre ancora una volta nelle decorazioni a foglie d'oro, nei preziosi lampadari, negli arredi ricercati dell'interno e dell'esterno. Protetto dal ritmo e dai rumori della metropoli, l'hotel ha attirato nella sua Royal Suite personalità di spicco del mondo dello spettacolo e non solo. Mi ricordo il primo cliente è stato Pierre Cardin e gli ho chiesto: mi piace, se mi piace perché è diverso. C'è stato Cluny e per 15 giorni ha scritto nel Libro d'Oro, è l'albergo che mi ha dato di più fino ad oggi. Ringrazio tutti per questi piacevoli giorni che ho passato qui da voi. Una Pfeiffer che viene ogni anno per 2 mesi, molto ben frequentata. Nessuna sorpresa, vista la qualità del servizio. Ma come si rimane un hotel a 5 stelle in tempi di così rapido cambiamento? Io credo che comunque sia la cosa più importante rimane sempre il coinvolgimento dello staff e il rapporto tra staff e cliente. Questo, nonostante tutte le evoluzioni che ci sono state, è ciò che il cliente apprezza maggiormente. Negli anni sono cambiate le dimensioni delle camere che i clienti richiedono. Oggigiorno è fondamentale avere un servizio wifi assolutamente efficace, nonché servizi interattivi sulle televisioni, cercare di essere all'avanguardia e offrire quei servizi che oggi i nostri clienti hanno in tutte le loro case. Milano, siamo nel quadrilatero della moda, quindi siamo in una città famosa per il design, per il fashion, e abbiamo cercato, oltre a caratterizzare anche le nuove ristrutturazioni in una chiave più contemporanea, di offrire due nuovi servizi ai nostri clienti. Una è la boutique Amaranto, che è una boutique che fa ricerca di nuovi designer italiani e quindi permette ai clienti di fare shopping in un modo diverso, scoprendo nuove realtà, tutto made in Italy, molti dei quali non sono presenti in altre boutique di Milano. Ultimo, il bar che abbiamo creato come una galleria di opere di design. Quindi anche in questo caso vogliamo far vivere al cliente un'esperienza basata sui due elementi fondamentali, design e fashion. Il bar e la terrazza del Carlton Hotel Baglioni di Milano sono infatti cornice della mostra Design the Italian Excellence. 12 teche all'interno delle quali si susseguono a rotazione vasi, gioielli, teiere, recipienti colorati di manifattura sofisticata, firmata da grandi maestri come Enzo Mari, Gae Aulenti, Ugo La Pietra, Ettore Sozzas, ma anche da designers contemporanei e giovani promesse come Monica Castiglioni, Donata Parruccini, Giorgia Zanellato, Valentina Carretta, Paolo Ulian e Chiara Andreatti. Il design per me è riuscire a trasferire un'idea, una funzione, riuscire a plasmarla in tridimensionale attraverso una materia e quindi riuscire ad arrivare nelle case delle persone fondamentalmente. Questi pezzi riescono a veicolare una cultura italiana che la catena stessa riesce a veicolare, no? Quindi una persona quando passa del tempo in un luogo come questo ha la possibilità di capire anche un aspetto dell'italianità che di solito magari non si riesce a percepire.
c'è un legame tra la gestione di un servizio di qualità e la realizzazione di prodotti di qualità. Così come nella realizzazione di un oggetto ci sono delle capacità progettuali dei singoli progettisti e delle capacità realizzative degli artigiani che concorrono a realizzarle, allo stesso modo all'interno dell'erogazione del servizio di una struttura alberghiera di altissima qualità come la Baglioni, tantissime persone collaborano alla realizzazione di un prodotto che è apprezzato per una qualità superiore. Come dice Giorgio Armani, l'eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare. Il segreto, quindi, è l'armonia. Per questo la Baglioni Hotels da anni collabora con lo studio di architettura milanese Rebosio più Spagnuolo per definire l'identità della casa alberghiera secondo un'estetica ugualmente attenta al dettaglio come all'insieme. L'elemento che ha funzionato molto bene nel rapporto che abbiamo con Baglioni Hotels in tutti questi anni è la contaminazione. Noi ogni volta che affrontiamo un progetto, il primo atteggiamento è sempre di grande studio in realtà, dove siamo e quali sono gli elementi caratteristici dal punto di vista culturale. Ci sono migliaia di esempi di hotels dove c'è uno sbilanciamento soprattutto dal punto di vista del monumentalismo, cioè, e poi monumentale non vuol dire solo una cosa pesante, grande, magari vuol dire un colore molto forte, magari vuol dire un materiale molto aggressivo, magari vuol dire un progetto giocato sui contrasti anziché sugli abbinamenti, eccetera. Il bilanciamento di questi aspetti è il segreto di un bel boutique hotel. Noi cerchiamo di raggiungere questo bilanciamento attraverso alcuni espedienti. Uno di questi è utilizzare dei materiali fra di loro molto omogenei. Oppure sulle lucentezze, per esempio materiali troppo opachi con materiali estremamente riflettenti normalmente non funzionano. Insomma, è una grande parte del nostro mestiere. Un hotel non è una casa. Come si interpreta la sua identità senza strafare? Noi siamo molto attenti nel cercare di interpretare l'idea di abitare che ognuno ha. Quindi mentre quando si fa un hotel, il design che noi proponiamo sta più attento a aspetti operativi che sono molto importanti, perché un albergo deve funzionare, quindi è una grande macchina che deve essere studiata in maniera efficiente. Ha un aspetto identità del brand sul quale noi stiamo lavorando. Quando si ha a che fare col progetto di una casa, invece si ha a che fare fondamentalmente con una persona e questo cambia completamente la prospettiva. Nel caso di Baglioni Hotels a volte queste cose coincidono in realtà, perché Baglioni Hotels ha una condizione familiare, i proprietari della Baglioni Hotels lo sono e a volte abitano i loro alberghi in maniera molto personale, molto viva, sono molto presenti e quindi in certi casi alcuni di questi alberghi sono stati disegnati pensando come se fossero un po' casa loro. Passeggiare per lo studio dopo aver visitato gli alberghi della Baglioni Hotels è come ritrovarsi alle prove di una grande opera. Gli schizzi, i pantoni, i campioni di marmi e stoffe costituiscono un percorso spezzettato attraverso cui riconoscere gli elementi ricorrenti, i meccanismi scenici, gli effetti speciali che danno unità e profondità ad una narrazione. Dietro questi che appaiono degli oggetti c'è una grande cultura. Si dice cultura materiale, in una parola, che è quel connubio straordinario che c'è tra il saper fare una cosa e la storia, la cultura quindi del fare che sta dietro il saper fare quella cosa. In Italia è possibile disegnare un lampadario di vetro e farselo soffiare da una vetreria di Murano e farne venire fuori un pezzo unico straordinario. Il
Noi abbiamo disegnato un tessuto in rame che è tratto da una partitura musicale di un musicista che si chiama Daniele Lombardi, che è un musicista di musica classica contemporanea. Abbiamo usato proprio in un progetto di Baglioni Hotels a Milano ed è venuto fuori un'esperienza straordinaria, perché noi designer, un musicista che col design non c'entra niente, non ha niente a che fare, un operatore alberghiero che si occupa fondamentalmente di lusso. C'è un'estetizzazione di un elemento culturale così forte e un incontro tra culture e mondi così distanti che, grazie a questa complessità, che solo secondo me in questo paese esiste, dà a volte la possibilità di fare delle esperienze straordinarie. Roma, nell'aer tuo lancio l'anima altera volante. Accogli, o Roma, e avvolgi l'anima mia di luce. Giosuè Carducci. Soli al cospetto di Roma. Per un visitatore, un'esperienza unica. Per un architetto, una grande responsabilità progettuale. Siamo nel superattico del Regina Hotel, la Roman Penthouse. 560 metri quadrati di suite, due salotti, sala da pranzo, tre camere da letto, jacuzzi in esterno, palestra, sauna e 290 metri quadrati di terrazzo panoramico sulla città eterna. Un culmine di perfezione raggiunto per stupire, ma soprattutto il risultato di un lungo studio. Alla Roman Penthouse il problema non è la dimensione, ma il livello di dettaglio che c'è, di disegno che c'è su ogni tipo di pavimento, per esempio. Ogni singolo elemento del progetto è stato il frutto di un processo molto complesso di disegno, di campionatura, di prova e poi di installazione e verifica dell'installazione. E questo ha dato un risultato, secondo me, che è assolutamente unico e irripetibile. Una suite da sogno, nuovissima, ma allo stesso tempo ricca di segreti. I pezzi di design moderno, oggetti unici che la decorano, formano un puzzle di opere che raccontano il paese, che dicono chi siamo a chi non lo conosce e ricordano quello che facciamo a chi lo abita. La nuova Penthouse, che credo che sia veramente un punto di riferimento per l'hotelleria italiana. Io ne ho viste tante di suite nel mondo, e questa ha calore, è diversa. La poltrona, la cucina, il bar, la vista, la terrazza. L'emiro del Qatar, che è stato lì, dice: qui mi sento bene, mi rilasso, posso fumare il mio sigaro anche quando c'è vento, perché ho due terrazze che se c'è il vento da una parte fumo lì, se c'è il vento da là fumo là. L'arte, la moda, il design e ovviamente il cibo e i vini italiani. Sfortunatamente in Italia gli alberghi hanno la nomea che in albergo si mangia male. Non lo so perché, ma è così da 50 anni. Noi cerchiamo di fare poche cose, ma molto particolari. Non facciamo cose internazionali, perché questo lo lasciamo fare una stella, due stelle, Michelin. Due spaghetti aglio, olio e peperoncino sono favolosi anche a mezzanotte. Per Baglioni il food è sicuramente un elemento importante, perché fa parte dell'esperienza italiana che un cliente vuole avere. In un periodo di rinnovato interesse per il mondo della cucina, la Baglioni Hotels risponde con una serie di ristoranti esclusivi. Grandi chef come Cosimo Giampaolo del ristorante Canova di Venezia, Sarzi Sartori del Brunello Restaurant di Roma e Fabrizio Innocenti del Guelfi e Ghibellini di Firenze propongono una cucina dai sapori contemporanei, ma mantenendo sempre saldo il legame con la tradizione e il territorio, sia per le lavorazioni che per gli ingredienti.
Come chef della Baglioni la mia finalità è quella di esprimere l'italianità, cerco di prediligere i prodotti locali e quindi la materia prima del posto. Il ristorante è Guelfi e Ghibellini, con caratteristica di cucina toscana, però riportata in stile moderna, alleggerita nei sapori e piatti più light rispetto a come erano molto, molto tempo prima. Io sono, diciamo, tendenzialmente mediterraneo, roba fresca, veloce e tutta fatta in casa. Ed è sempre vincente. Anche la grande cucina ha bisogno dell'atmosfera giusta. Ed è per questo che alcune istituzioni storiche della ristorazione italiana si sono trovate negli anni a condividere fianco a fianco gli spazi della Baglioni Hotels. È il caso dell'Enoteca Pinchiorri di Firenze, al piano terra del Relais Santa Croce, 3 stelle Michelin e una cantina delle più prestigiose del mondo. E del Baretto, ristorante storico di Milano, che oggi trova ospitalità al Carlton Hotel di Milano. Io andavo al Baretto quando era in via Sant'Andrea e un giorno mi chiamò il gestore, che aveva avuto lo sfratto, e mi disse: «Commendator Polito, ho bisogno di un aiuto». E mia moglie e io gli abbiamo proprio fatto questo ristorante su misura, come un vestito su misura. Mi ricordo che al vecchio Baretto erano con la giacca bianca, servivano giacca bianca, pantaloni neri. La prima cosa che mia moglie gli ha detto: se venite qui dovete essere eleganti, dovete essere i padroni di casa. E devo dire, il Baretto è famoso perché ci sono loro. Lo sanno gli sceneggiatori di Hollywood e i grandi economisti. Tutto ruota intorno a un piccolo nucleo di persone capace di darsi valori e trasformarli in sicurezza e solidità. Tante idee e una sola lingua, quella della famiglia. Così si resiste negli anni. Si può cambiare paese e cielo, città e geografia. Ma quello che conta è la base di partenza. Per questo gli alberghi della Baglioni Hotels funzionano, perché hanno fatto della famiglia il mezzo per gestire gli hotel come casa loro. Passione e serietà. Credo che siano i due elementi che devono essere sempre presenti in qualsiasi lavoro. Il successo non è soltanto avere tanti soldi e avere il lavoro. No, il successo è, secondo me, totale. Deve essere totale. Ho una famiglia meravigliosa. Sono sposato da 40 anni, amo mia moglie, che è la cosa più bella. Io mi alzo la mattina e sono felice. Che cosa può volere un uomo di più?